Mirella Riatti, la fondatrice della Mira Onlus, di cosa si occupa la vostra associazione? La nostra associazione si occupa di seguire pazienti portatori di stomia e pazienti portatori di incontinenza urinaria e fecale. Queste persone, per l'85% dei casi, arrivano a questa condizione di portatori di handicap dopo una malattia oncologica. Quindi vivono con l'handicap fisico oltre che con la grossa angoscia della malattia oncologica. Sono persone che soffrono molto e insieme a loro soffre anche la famiglia, i partner, gli amici, perché sono degli handicap molto molto coinvolgenti nell'intimità della persona. Come si fa a rivolgersi a voi? Noi abbiamo due riferimenti molto importanti. Uno è in via Legnone 90, i pazienti si rivolgono a noi tramite gli avvisi, le informazioni attraverso le ASL, dove sono distribuite delle brochure, attraverso il passaparola con altri pazienti, però devo dire la verità, Mira non è ancora riuscita ad avere una visibilità tale da poter raggiungere il grosso numero dei pazienti milanesi che avrebbero bisogno di questo tipo di assistenza. L'altro punto di riferimento è qui all'ospedale di Sesto San Giovanni, dove io ho aperto un ambulatorio a febbraio, dove sto lavorando. Qui chiaramente è più facile perché il comune di Sesto, la popolazione è molto più sensibile, meno dispersiva che a Milano, e quindi ho potuto notare in due mesi una buona riuscita del lavoro e soprattutto un certo numero di pazienti che si sono rivolti a noi. C'è poi anche la chirurgia e quindi ci sono anche pazienti che agganciamo dalla chirurgia e dall'oncologia. Quando esce dall'operazione, una volta che esce dall'ospedale, il paziente stomizzato, come viene seguito dal pubblico e invece quanto sono importanti queste associazioni di volontariato? Il pubblico purtroppo in questa stagione di crisi finanziaria, sociale, ma anche di crisi di valori umani è praticamente un pubblico che non porta servizi adeguati. Infatti in tutti gli ospedali di Milano non esiste un ambulatorio dedicato per questi pazienti. Non c'è Aniguarda, dove operano tantissimo sia a livello dell'apparato urinario che dell'apparato intestinale, non c'è al Sacco, non c'è al San Carlo, non c'è al San Paolo, non c'è al San Raffaele. Quindi questi pazienti vengono dimessi dalle chirurgie e cominciano il dottor shopping, cominciano a farsi vedere privatamente da un medico piuttosto che da un altro, che la stomia magari non gliela guarda nemmeno, perché non è il compito del medico fare questo. Però c'è anche da dire che i medici ci tengono molto a tenersi, i chirurghi, a tenersi agganciato il loro paziente per tutta una serie di cose. Quindi questi pazienti cominciano a fare le trafile alle ASL. Purtroppo in questo periodo, in questi ultimi anni, c'è stato uno scompaginamento totale alle ASL. Le ASL, non essendoci nessun DPR, nessun decreto regionale che legifera la fornitura di questi pazienti hanno bisogno dei sacchetti, hanno bisogno dei pannoloni, hanno bisogno di tutta una serie di materiale per gestirsi, e alle ASL si ritrovano con pazienti che portano modelli compilati male, chi porta una ricetta in un modo, chi porta in un altro. Pazienti, per andare a ritirare materiale, hanno bisogno di un modello regionale, che è il modello 03, e di un prospetto annuale terapeutico che non viene chiaramente compilato da nessuno. Quindi questi pazienti sono sbandati. In più
c'è una manovra che sta circolando in varie ASL dove cercano di diminuire i presidi ai pazienti. La cosa assurda è che i pazienti ricevono questo materiale sulla base della legge nazionale sul nomenclatore tariffario che è del 1991, che è stato poi richiamato pari pari nel 1999, dopodiché è arrivato l'euro e quindi i costi di questi materiali sono stati sì abbassati dalle aziende del settore, ma comunque i farmacisti non hanno più il guadagno che avevano un tempo su questi prodotti, quindi anche i farmacisti insieme alle ASL stanno facendo un lavoro che mette molto in crisi il paziente.